Ok, riprendiamo dove avevamo lasciato, non so se vi ricordate, se avete seguito tutti gli episodi. L'ultimo episodio è finito in un modo un po' strano, ovvero ci ha crashato tutto il gioco, però noi riprendiamo proprio da quel punto lì, rifacendo brevemente il combattimento contro Richter, che abbiamo visto era posseduto. Carichiamo il nostro salvataggio, questo qua, della nostra live. E come avete visto non ci vuole niente, quindi siamo proprio qui, nell'ultimo salvataggio, ad affrontare Richter. Ho sbagliato. Quindi dobbiamo tornare qua. No, lasciamo la boccetta, anche se poi troviamo i cuori che non avevamo preso. Ma prima di entrare, vedi già. No, in realtà me l'ho ricordato poco prima. Dobbiamo inserire appunto, equipaggiarci gli occhiali sacri che ci ha dato Maria, insomma. I've been waiting for you. Answer me. Why is a Belmont planning to resurrect Count Dracula? Dracula rises once a century. One chance for each Belmont to shine, and then we're finished. Forgotten. Sperando If non I bring him crashi questa back volta. now, the battle can last for eternity. Esatto, the battle will last for You have lost eternity. your way. So be it, vampire hunter. Let your battle begin with me. Adesso noi tramite gli occhiali riusciamo a vedere quella sferetta che si è appena creata e dobbiamo colpirla. Vabbè, che ha molta meno vita di Richter, quindi può darsi che ho quasi fatto già. Quindi ai. Richter neanche lo sto guardando. Perfetto, c'è Shaft. How inconvenient. But we've only just begun. The Master's ascension is at hand. Quindi era controllato da Shaft, uno dei sacerdoti, sempre dei, come li chiamo, i generali di Dracula, ma non usano queste, come posso dire, questi gradi, diciamo. Uno dei soliti, neanche tirapiedi, insomma, i sottoposti di Dracula. I sottoposti già mi piace di più, tipo c'è la morte, c'è Shaft. Quindi cosa succede? In questo filmato un po' barbino in CGI. Arriva un castello invertito. Come ho detto l'ultima volta, Shaft lì nell'immagine di Hayami Kojima, bellissima, ha un design nuovo, però lo sprite su schermo è sempre No! quello. What have I done? You saved him, Alucard. Thank you so much. Alucard? The Alucard? You can't be. That was Gli over 300 Alucard. years ago. Never mind that. Is the man who controlled you in that castle? Yes, I think so. Maria, take Richter and leave here. I'll finish this. All right. Good luck. E in automatico, non sto muovendo io, Alucard va direttamente qua, che è l'ultima stanza del castello, che ci porta. Udite, udite. Beh, per chi non lo sa, chiaramente, in un castello identico ma invertito. E dobbiamo rifare tutto da capo. No, vabbè, non è così tragica la questione, anche perché abbiamo tutte le abilità e possiamo già accedere a tutte le stanze, come per il castello vecchio, visto che possiamo volare, no? Fare diverse cose, zircone. Questo è già aperto, quindi possiamo scendere giù. Ah, qua ci sono bonus vita, bonus cuore, ottimo. Ci boostiamo come non mai. Cappa reale. È più forte della cappa che abbiamo. Eh sì, ci dà anche un po' di fisicità in più. Ah, ma quella è la difesa, sarebbe, no? È fisico comunque. Bellissima cappa blu.
No, stavo controllando una cosa, ok. Bellissima, sì. Anche per continuity mi piace cambiare la K per capire, così almeno vedo dal thumbnail dei video a che livello siamo. Spada bastarda, no? Che come ben sapete è la spada che si può usare sia a una mano che a due nella vita reale, diciamo. E qua invece cosa fa? È forte? No. Mi dà meno che i chakram? No, assolutamente. Comunque i chakram sono forti, anche perché, come vi facevo vedere, posso muovermi e colpire contemporaneamente. Qua esatto, beh, uno di solito cade giù, che c'è un tetto, e c'è Yorick, come si chiama? Sì. Rifacciamo un po' tutte le stanze al contrario, visto che ormai sono tutte accessibili. Pozione. Vabbè, come non detto. Ah sì, poi mi sono ricordato di due o tre oggetti che devo prendere nel vecchio castello, ma magari prima di concludere il gioco ci torniamo, anche se non è che siano così essenziali, soprattutto adesso. Ah no, ancora non ci siamo. Esatto, e siamo qui, al contrario. Uno può pensare, no, ma è mega scomodo, ma in verità dopo un po' ti ci abitui, anzi il castello normale sembra strano. Comunque queste live le sto facendo anche senza prepararmi niente, vado molto lì a memoria, però gran parte dei segreti li abbiamo presi, per esempio, di reliquie, quale ci mancano? Queste ultime che sono nel castello invertito. E poi queste 5 che adesso le spiego, cioè adesso senza spoilerare. Ok, andiamo qui. Ah, qua c'è tessera biblioteca. In caso io abbia voglia di tornare alla biblioteca, ma ovviamente è la biblioteca normale, non invertita. Qua se non sbaglio c'è un boss. Sbagliato. Esatto. Il pipistro scuro. Che, siccome questo gioco mixa anche elementi 3D, gli hanno fatto le ali veramente oscene. Dai, faccio un po' di magie. Vabbè che con questi chakram. Già morto praticamente. Qua era dove c'era Karazuman. Abbiamo trovato l'anello di Vlad, che è una reliquia perché ha fatto quell'animazione strana. Adesso lo andiamo a vedere. La possiamo anche disattivare, ma non ci interessa. Uno dei cinque tesori. No, dei, uno di cinque, vabbè, però io vi dico, uno dei cinque tesori, intelligenza più 10. Quindi le altre ci daranno altre statistiche, ma non fanno solo quello. Servono per andare a chiudere il gioco. Quindi, visto che noi possiamo spostarci praticamente dove vogliamo. Cos'è la dinamite? Ah sì, si può anche andare giù. Possiamo praticamente spostarci dove vogliamo. Uno può pensare, vabbè, vado direttamente dove penso che sia il boss finale, no? Visto che abbiamo già tutte le abilità, che mi frega, invece no. Hanno messo questa cosa che almeno 5 boss sono obbligatori, quelli che ti danno le reliquie. Ma adesso non mi ricordo qual è uno, ma noi li facciamo quasi tutti, che ci frega. No, anzi, li facciamo tutti, esploriamo tutto il castello.
voglio assicurare di aver esplorato tutto quasi. Non ci dovrebbe essere particolare situation. Aia, oh, 33, toglie quella storia lì. Mica cazzi, insomma. Ah, ci ha dato una dinamite figa. Aia, sbagliato. Oggi non ci sto capendo niente, cioè non ci gioco per tot giorni, sembra che no. Vabbè, noi che ci frega, facciamo così. Sì, conveniva prima esplorare tutta l'area a castello, adesso... Oh! Mamma mia, qua non si scherza, è al castello invertito, stavo per morire malissimo. Cioè, tolgono una bella bombetta, eh. Aia, devo stare... capo. Va da lei. Fare attenzione. Che questi tolgono, perché ricordiamo siamo sempre con le statistiche abbassate, ma fino a che eravamo nel castello normale... Oh, eccoli. Questi vi ricordate che in una degli episodi abbiamo tentato di farmarli? Perché ci davano quella loro spada molto forte. Però adesso, insomma, se ci capita, se ce li dà, bene, se no... Qua cos'è che c'era? Finito qui? Ah no, infatti si saliva qui. E ci dà il cash, ma noi non ce ne frega niente del cash. Vediamo se come nel castello normale lui respawna così, sì. Dai, dacci sta spada forte, per favore. Cioè, in verità basta far così. E già di nuovo. E per tipo... Di solito ci si mette un minuto. Abbiamo l'anello arcana. Giusto per farvela vedere che è molto bella in caso. Niente, oh. È impestata. Poi uno degli sprite più belli del gioco. No, perché questo ci tenevo parecchio a farla vedere. Ah, ecco cosa dovevo fare. Vi facevo vedere che... Chakram Scud. Se io metto la spada di Alucard, lo scudo di Alucard e la corazza di Alucard, mi aumenta la difesa in modo spropositato. E quindi ci sono più probabilità che i drop avvengano, me l'ho scordato di sto dettaglio. Sì, io più di più 50, cioè abbiamo 149 di difesa, quindi. E nonostante tutto, che ricordiamo, questo è un kit tarocco, non sono le vere armature di Alucard, perché c'è una T finale. Poi non c'è scritto che se l'equipaggi tutti e tre ti dà più difesa, però io lo so perché ho visto mille robe. Cioè, nel senso... Infatti ci toglie molto di più, ci toglie 10, che comunque è pochissimo. Ok,
E dai, dacci sta spada fichissima. So perché c'ho paura che non la dà, perché no, non è una mia fissa, perché il cuore l'ha dato, perché se tipo muore in un punto successivo, in un punto dove non può cadere, no, tanto cade qui, non c'è pericolo. Voglio dire quando spona, tipo da qui già spona, sì. Ok, dire qua spona, per favore. Ci ha dato qualcosa, no? Poi ci dà un sacco di cash. Dopo questo combattimento mega... Ah, beh, fa male a contatto. Dopo tutto sto combattimento ce la deve dare, dai. Io mi ricordo che se ti... In teoria non ci vuole molto, tipo con le probabilità 5 minuti di questo modus operandi dovrebbero essere sufficienti, però... Boh. Pare strano che non la dia. Abbiamo l'anello arcana, abbiamo tutto. È un peccato. Vabbè, comunque castello invertito si fa veramente in 2 secondi, Quindi adesso posso dire che anche la run con Richter tu devi arrivare direttamente al castello invertito e andare a chiudere il gioco immediatamente. Ora la faccia della luck mod, Niente, provo un paio di volte e poi basta. E vediamo se ci dà la famosa spada fluttuante. Incredibile, pensa anche con le statistiche normali. O c'hai veramente fortuna, vera fortuna, no niente, perché sto anche, mi devo curare un attimino. Tipo va bene anche noccioli banane, guarda. Posto. E ok. Volevo dire una cosa, fortuna 149, esatto, vedi, aumenta se tutto con l'equip totale Alucard, fa tutto. Vabbè che non è che ci siamo curati di chissà quanto. E dai, per favore. Vabbè che comunque ci sono anche da altre parti, quindi qua abbiamo preso tutto e andiamo. Tengo questo equip che tanto ce la caviamo lo stesso, speriamo. Pieno di gente qua su, Guarda che c'è lei che mi cura.
Noi tanto possiamo andare con la nebbia a farci gli affari nostri. Sì, qua in verità bisognerebbe apparire. Sa che muoio, vado a morire così. Devo mettere l'uva, non so, qualcosa che mi curi. No, niente. Ah no, mi resuscita lei, incredibile. Aspetta, fammi rimettere le armi normali, che qua se no è la fine. Scudo araldo. Ok, è vero, adesso non c'è più bisogno di vedere ste cose. Beh, comunque erano forti. Aspetta. Occhi di gatto. 34. Vabbè, questo dà un bel po' da 34. E 32, però abbassa la difesa. Ah, tutti abbassano la difesa. Cioè, tra tutti questi cavalieri nessuno che ci abbia dato. Comunque dobbiamo aprire questa porta qua col solito trick. Sarà una palla con questi che ti ronzano attorno. Poi basta ucciderli una volta, devo dire. Quindi. Oh, non riesco a fare. Mamma mia. Oh. Il test di Medusa tanto ci continueranno a essere, quindi adesso noi andiamo ad aprire quel meccanismo. Come era nel castello. Non invertito. Ecco, ti pareva. Grandissimo. E dai, poi ci sono solo quelle che pietrificano, capito? No, no. Deve fare il click come al solito, se vi ricordate. Dai, dai, dai. Poi dopo gli altri tasti sono più semplici. Aia. Ok, click, questo è fatto. Oh, primo click fatto, una pozione sarebbe gradita, Ma forse lei comunque usa gli oggetti Soul Steel. Un Soul Steel inconscio ho fatto. Perché si fa così, tipo. Oh!
Mamma mia. Ah sì, esatto. Fortissimo. Vabbè, andiamo, let's go. Quindi il primo switch fatto. Adesso c'è quello vicino all'acqua. Ah, madonna, ho finito tutto la magia. Ah, come infatti dicevo, questo è il pezzo che io odio di più, le Medusa Head, so, la roba più fastidiosa della storia di videogiochi. Ok, secondo switch fatto, adesso tocca andare qua e bestemmiare. Eccoli, i malefici 4. Oh, muoio, Mi ritiro un attimo temporaneamente. Tanto non me li toglie, raviolo o maiale, va bene, mi piace. Troppo poco. Sì, in parte posso fare il soul steal all'hotel. Pochissimo. Contro filetto, dai, buono. Oh, va benissimo. Vado, dov'è il chakram? Mamma mia. Ah no, poi le cose che dovevo prendere le ho prese. Adesso che mi fai vedere. Allora, che citavo prima. Dov'è il chakram? Adesso non lo vedo più. Poi c'era un modo per riordinare le cose, ma ho paura di cliccare qualcosa di sbagliato. Allora, chakram, non l'ho visto. Ecco. Allora, ritorniamo qua, riattiva. Oh, che miseria, allora. Cazzo, ma spawnano proprio. Ah, da lì. Chissà se mi ha dato la spada. No. Va bene, andiamo su, c'è sto switch qua. Oh, ma quanti siete voi cavalieri del Menga? No, è accolto per sbaglio. Vabbè. Comunque devo andare a comprare poi gli oggetti per i famigli, perché quello che resusciti è un consumabile in realtà. Yeah.
Ah, vero, cioè, ogni tanto ti pietrifica come un demone. Ok, l'ultimo. Ci stava che mi davi anche la spada segreta, no, eh? Ok, fatto tutto. Adesso, visto che non ci interessa più niente, posso andare anche skippando tutti i nemici. Esatto, lì è aperto. Mela di vita, vedi, abbiamo già recuperato una mela di vita, quella che fa usare il famiglio. Che il famiglio usa per risuscitarci. Cos'è che ho preso? Ah no, ce ne abbiamo altre due. Credo che sia quella che ci faccia risuscitare. Comunque, ne ho preso. Ti giuro, vado, mi sono scordato già. Cosa abbiamo preso? Ah, la pietra sole. Migliora status dopo l'alba. Adesso perché questo ci fa. Sì, vabbè, come invece l'altra pietra luna dopo tramonto. Forse perché adesso è giorno. Tenerei quello perché vogliamo droppare cose forti. Aumenta apparizione oggetti rari, perfetto. Una guarigione non farebbe male. Mi sparo un tacchino. Sì, ogni volta perdo il chakram, non era qui. Eh no. Ok, e la Clock Tower io non la farei mai più, non ci voglio più tornare nella Clock Tower invertita. Oh, vabbè, faccio così. Dai, nessuno che mi dà la spada finale, maledetto. Madonna, le Medusa Head. Cioè, questo ha capito. Vabbè, meglio i coltelli che. Ok, qua siamo di nuovo qui, però noi la dobbiamo fare tutta. Oh. Qua c'era qualcosa di particolare, no? C'è la fuorinebbia perché pipistrello, vabbè, che è più agile però. Ok, siamo qui. Poi dopo noi cadiamo, chiaramente. No, per esplorarla tutta, ok. Siamo dove c'è Lord Teschio e i suoi fantastici amici. Ah, qua abbiamo altra gente. Stocco. Vabbè, con un coltello li shotting, chissà perché. L'elmo del drago che è il più sgravato. Eh sì, spaventa il nemico, riduce la difesa, non la nostra, chiaramente, tradotto male, mentre dovrebbe ridurre la difesa dei nostri avversari. No, il coltello mi piaceva. Poi c'è un trucco che te per salire fai così. Ah no, perché non me lo fa? Non lo so fare, sì.
Vabbè, comunque noi abbiamo ormai tutte le abilità e ignoriamo questi problemi. Mi finisce la magia, ma volevo vedere com'era questa parte invertita. A questo punto mi appunto. Esatto, questo è l'ultimo piano. Ma è vuoto, non c'è manco un Lord Teschio. Non me lo ricordavo che questo era così. Fosse così. Esatto, qua sbuchiamo dove salivamo quando cadevamo. Ok, a posto. Per completezza voglio esplorare tutta la mappa, anche perché poi ci dà più bonus. Ecco, infatti immaginavo. Luminus, com'è sta Luminus? Spada forgiata dagli elfi, mi dà. Non altera le statistiche, cioè proprio le stesse statistiche del Chakram. Fa qualche abilità, no? Non fa niente di particolare. E niente, allora rimettiamo i Chakram che sono nettamente più forti. Lo stavo vedendo una cosa. Ok. Perfetto. Poi così se vai su o giù mica si capisce, guarda. Sembra che sono in un limbo devastante. Sì, credo droppano lo stocco, eh. Comunque adesso usciamo perché non è che è buggato, ma non ti prende subito che hai superato questo posto. Vedi, so anche se sono dentro quel quadrato. Vedi, vabbè, comunque andiamo avanti. E stavolta, vabbè, non c'è un vero ordine, io sono voluto passare qui. Boh, non ci prendiamo. E qua andiamo alla torre che era a destra, invece stavolta a sinistra. Ah, vero, c'era un salvataggio. I salvataggi sono sempre quelli. Cambia solo che è invertito, e quindi nei luoghi dove c'erano boss vecchi sono stati rimpiazzati da boss nuovi, chiaramente. E visto che si inizia dalla fine, uno può pensare, no, il coltello mi piaceva. E dov'è che è il boss finale? Adesso lo vedremo. Questi sono invincibili. Oh, tanto che i cavalieri lì ammantati non ci hanno dato la mega arma. Che fastidio. Qui c'è la biblioteca invertita, se non... No, c'è teletrasporto o biblioteca invertita? Ah, il teletrasporto, esatto. Ah, che non abbiamo sbloccato poi dell'altro. Però uno ce lo fa fare, vero? Vabbè, la peggio torno qua a Scorpione. Ah no, niente, infatti devo sbloccare quello lì del leone, così almeno ce l'avevo subito, invece, vabbè, ci tornerò.
Oh, tolgono, eh. Già quando prendi 30 danni non è uno scherzo, eh. Aia, allora. Allora qua c'è la biblioteca, facciamola subito, la biblioteca invertita, che si chiama? Yeah. Oh, qua dico solo che questi danno l'arma più forte del gioco. Sarebbe bello dropparla istantaneamente. E anche loro, questi qua, non danno un'arma bruttissima, eh. Danno i pugni di Talcas, Fist of Talcas, che sono dei pugni molto forti, però. Ma quegli esserini volanti, invece, i Shmo, danno veramente l'arma più forte del gioco. Oh, però tolgono, ridendo e scherzando. E dai, daccela subito. Sarebbe la run più bella del mondo. Oh, occhio, qua. Questi sono i spauracchi, giustamente, che sarebbe quelli imparati da Dracula. Protezione da oscurità. Ma va là, mi ha preso un colpo. Come ha fatto a shottarci, cazzarola? C'è gente stra pericolosa qua, eh. Devo stare attento. Anzi, dopo andiamo alla biblioteca normale a prendere un po' di rifornimenti, che sennò... E dai, dacci sta spada. Questo mi ricordo che toglieva una sbaccola, infatti c'ho paura. Uno, due. Ancora per salire di livello, vabbè che siamo saliti adesso di livello, però... Ma prima andiamo di qua? Fonti, ah no, ho letto... Non ho mai visto nulla di Castlevania, ammetto di essere entrato per pura curiosità. E questo poi è un Castlevania molto importante in verità, perché è quello che passa dai Castlevania classici vecchi con i livelli lineari con alla fine un boss alla pura esplorazione con questa mappa, appunto è uno dei capostipiti, diciamo, di questo genere, che è il Metroidvania, che dopo nei tempi di adesso
c'è stato anche un po' più un boom di questo genere, vedi anche Hollow Knight, Dead Cell, insomma questi qua. Però questo è, diciamo, il primo che ha inventato il genere assieme appunto a Metroid. Aspetta, qua dov'è che... Ah, qua c'era quella stanza lì, però non c'è nessun segreto qua in teoria. Questo era uscito per la prima PlayStation e per Sega Saturn, che aveva delle location in più. Io ce l'avevo, sì, ma ovviamente masterizzato per la PlayStation perché l'originale costa tantissimo anche adesso. Con meno di 100 euro non te lo fai. Però ci sono un sacco di riedizioni, no? Anche questa per PS4, quindi ce la facciamo bastare. Qua cos'è che c'era? Vabbè, gli anticosi. Quindi niente, stiamo facendo questa run con la fortuna, cioè visto che anche un po' GDR, come puoi vedere ci sono delle statistiche, la fortuna è al massimo, ma le altre statistiche sono più basse. Questa è una run particolare, quindi dobbiamo stare attento, ma abbiamo il drop rate classico che c'è in tutti i GDR, molto più elevato. Che per attivare questa run devi inserire all'inizio del gioco una particolare combinazione al posto del nome, diciamo. Ok, qua c'era il salvataggio, ottimo. E questo è quanto, se no, che ti dico? Poi anche Blasphemous, un altro Metroidvania moderno molto bello che mi è piaciuto. Qua non c'era un tipo, qua c'è un boss sicuro. C'è quello, vabbè, non qua. Vabbè, che questi se io sto basso non mi dovrebbero colpire. Qua si sposta. Cos'è un'altra scimitarra? La Baudelaire. Cos'è che fa? È forte? È forte? Dov'è? Dove me l'hanno messa? Eccola il potere aumenta giocando. Che significa? Questa io non l'avevo mai trovata. Cioè, non è che non l'avevo mai trovata, non l'avevo mai esplorata. Anche perché è obbligatorio trovarla. Adesso è scarsa, però magari più la si usa. Poi noi abbiamo già quest'arma qua fortissima, che appunto grazie alla luck mod abbiamo trovato. Ecco, e ti pareva. Scalerà ore di gioco, ah, è vero, può darsi che è quella con le ore di gioco, perché ci sono molte funzioni. Per esempio, se tu guardi sopra le uccisioni c'è anche sale, sarebbe le sale che abbiamo esplorato, e molte meccaniche anche di Castlevania dopo funzionano con l'esplorazione. Quindi questa può darsi sì che il tempo vada a scalare, come hai detto tu, con il tempo di gioco. Esattamente. Poi dopo c'è quella che scala sulle uccisioni e quella sulle sale. No, bravo che me l'hai detto che non ci pensavo effettivamente lì per lì, perché ce ne sono alcune, cioè ce ne sono alcune assurde su questo gioco. Cotta Mojo, è forte sta Cotta Mojo che abbiamo droppato. Aumenta il potere d'attacco, oh, ma anche un botto di difesa in più, ben 3 punti, beh io la metto. Questo per esempio mi sa che è un drop di quelli che se non avevamo tutta questa fortuna. E sì, aumenta solamente, quindi dai, Cotta Mojo. Mojo Jojo, allora. Io questo ce l'avevo giocato anche su quando l'hanno dato su Xbox Live Arcade, c'era la versione così giocare, non in HD, che il gioco è sempre stato così, non c'è una versione HD, diciamo.
io con questa luck mode volevo far vedere le armi più bizzarre del gioco, perché ce ne sono veramente tante. Ok, qua andiamo qua su. Le musiche sono spettacolari, vedo, queste sono, siamo nel castello invertito. È tutto al contrario, perché da metà gioco in poi vai nello stesso castello, ma al contrario praticamente. Ah, qua c'era il boss, però qua non l'hanno messo. Va bene. Qua c'è qualche segreto, qualcosa. No, sì, nel senso potevano, sì, dici, fare una versione disegnata a mano, magari, non lo so, però per esempio a me piace molto più che sia così, magari con dei bei pixel art, insomma, belli sprite in pixel art. Io dico così, però a me pixel art non è una terminologia che piace usare, perché una volta i giochi erano così e basta, no? Staurolite, cos'è che faceva? Aumenta potere della croce. Ah sì, che è una sub-weapon, no? Come il coltello, questo qua. Ci sono anche le croci. Comunque questo è un... non dico che sia un endgame. No, endgame no. Però siamo nella seconda parte del gioco, appunto, con il castello al contrario. Abbiamo già tutte le abilità, perché nei Metroidvania... tutte le aree non sono accessibili da subito, ma dobbiamo trovare delle nuove skills per poter andare avanti, come il doppio salto, non so, infatti, come classico che sia. Allora qua torniamo qua, che c'è il salvataggio, qua abbiamo esplorato tutto. Adesso io ho quest'arma un po' strana, se no le armi sono per la maggior parte spade, no? Lui è il figlio di Dracula. Lo possiamo vedere anche nella serie TV di Castlevania che hanno messo su Netflix, no? Racconta un po', non questa storia qua, ma una storia antecedente di Castlevania 3 per Nintendo, praticamente. Io però ancora non l'ho visto, sinceramente. Potrei dire una cavolata, però ho visto che ci sono i personaggi di Castlevania 3. Allora, qua saliamo qua con questo super jump. E sì, no, perché volevo dire se ho fatto tutto preciso. Poi questa è una location abbastanza tranquilla. Era la libreria dove c'era, esatto, qua nella versione dritta c'era colui che ti vende le cose, il bibliotecario. Ok, comunque tra un po' ci dovrei quasi tornare nella biblioteca normale. Poi sono un sacco di incantesimi nascosti con delle eseguibili tramite meccaniche a mezzaluna, no? Come dicevo, questo dà la spada più forte del gioco, ma non ce la dropperà mai, nonostante siamo in luck mode. Io però la voglio far vedere, perché è veramente utile e forte soprattutto. Ah no, pareva, Aspetta, faccio quest'altro incantesimo. No, uno. No, meglio questo. Non è che l'abbiamo droppata e non l'ho visto, no? Perché guardo per sicurezza, ma non credo, eh. No. Dovrei trovare un modo per... Com'era per... raddrizzare, no, come si dice, stipare meglio queste oggetti. Ah, non devo farmi sbatte fuori. A me è lui che interessa soprattutto. Questa è una delle magie più forti, che mi fa ricaricare anche la vita. Che si fa avanti, mezzaluna, indietro, avanti. Allora, mi stai facendo venire voglia? Magari, sono contento, però
Cioè, comunque c'è una collection dei primi, però dipende cosa ti piace a te, cioè non conoscendoti da zero, non so se ti può piacere i giochi arcade vecchi, perché questo già è un po' più accessibile, perché ci so, è un G... Orca miseria, scusami. È un GDR Metroidvania dove appunto sali di livello, c'è l'esplorazione, ci sono i famigli, tipo noi abbiamo la fata adesso, è molto figo, c'è gli equip, no? Che tu trovi. È un GDR e Metroidvania, mentre i primi sono, diciamo, lineari, c'è cioè lo stage 1 col boss, super difficili, chiaramente. Aspetta, 1, 2, devo fare questo incantesimo qua. Dopo, comunque adesso io non per dire, cioè, queste live dopo io le carico sull'omonimo canale YouTube se uno se le vuole rivedere in differita. Questa è la quinta parte del gameplay. Cioè adesso senza che ti spoili magari adesso perché io preferisco che. Cioè tanto non devo. Non lo faccio per soldi. Nel senso se ti guardi la prima parte, i primi 10 minuti che c'è un'introduzione, se ti può piacere, ti potresti giocare. Questo c'è per PS. Sta versione qua è solo PS4. Visto che se c'era per PC, perché magari streamavo col viso e non c'è. Adesso un attimo ne approfitto perché volevo trovare questa arma famosa. Ah, ok, perfetto. Se hai qualche domanda io sono a disposizione, questo gioco lo so quasi a memoria per dire, quindi è uno dei miei giochi favoriti, diciamo, porca miseria. Qua per farmare devo... Ok, siamo saliti di livello, però non ci ha droppato niente. Poi anche i famigli c'hanno i livelli, cioè un sacco, è complicatissimo, cioè è complicato nel senso c'è tanta roba da fare. Ah, ok, c'ho il famiglio fatto... Ah, mi manca un famiglio, che famiglio è? Oh no, ce li ho tutti, mi sa. A livello 14, no, perché c'era un trucchetto da fare. Oh, questo toglie tantissimo. Aspetta, io c'ho paura che qua. Ah, mi stava curando. No, vabbè, comunque è un po' macchinoso per gli oggetti, tipo se io mi devo curare, devo. Perché c'è mano destra, questa è mano destra e questa è sinistra, questo è quadrato e questo è tondo, fa conto. E il resto è tutto passivo perché sono elmi e cavoli vari, no? Io devo mettere sul quadrato per dire pranzo A, per dire, adesso giusto per fartelo vedere. Insomma, anche cosa sia, ci sono mille... Uso quadrato, me lo usa. No, cavoli, mi è scomparso. Vabbè, non importa, tanto non è questo che ci fa perdere. Ecco, metto i funghi, shiitake, famosissimi funghi. Vedi, li butto per terra con il tasto d'attacco praticamente per curarmi. Toh, posso fare anche due alla volta. Poi dopo, vedi, li ho finiti, ho rimasto i pugni. Disarmato, ci rimetto il chakram, che è questo, appunto. E niente, quindi, culo di... Ah. Io l'ho presi ma non l'ho ancora giocati perché non ero troppo convinto. Quelli capitoli per PS2. Eh sì, molto scomodo. Infatti, se dovessero fare una versione riveduta e ricorretta, almeno migliorare questa cosa degli oggetti veloci. Perché sennò. Vabbè che non ti curi quasi mai adesso perché abbiamo le statistiche tutte abbassate. Io adesso voglio prendere sta maledetta spada. Ecco, appunto. E no vabbè volevo andare. No vabbè sai cosa faccio? Mi vado a curare sotto qua e faccio un attimo mente locale su come proseguire. No via via. Ho rischiato tantissimissimo. Ah no poi per andare di là devo fare un bel giretto. No allora aspetta meglio che mi ricuri ancora. Qua il castello invertito è ostico, contro filetto. Mamma mia, aveva preso.
Prima che ha droppato la spada. Perché poi abbiamo anche questo che dice aumenta apparizioni oggetti. Gioiello portafortuna, che questo ci inizi il gioco praticamente. Vedete se c'è qualcosa che... Ah, questo aumenta la fortuna però perché... Tipo pietra luna dopo il tramonto, quindi con l'ora di gioco, no? Aumenta. Dopo il tramonto c'hai più statistiche. Adesso questa infatti è più efficace perché stavolta sto facendo la live di giorno. E così, vabbè, no, andiamo avanti, va. L'avevo finita la libreria qui. In teoria sì. Adesso leggo, eh. No, allora non c'è il ciclo giorno-notte, però siccome tanto era uscito per PlayStation questo, come hai visto che molte cose, come hai detto tu, c'è la spada che funziona col tempo, poi ti ho detto io che ce n'è un'altra che funziona con le uccisioni fatte, c'è anche un orario di gioco interno che è quello della PlayStation, in questo caso della PlayStation 4, quella volta della PlayStation 1 o del Sega Saturn, no? E quindi quel ciondolo funziona con l'orario, diciamo. No, questo toglie tantissimo, mamma mia. Però anche questo dà un'arma forte, però non ce la dà nessuno, è incredibile. Vabbè, che comunque... Forse ci devo anche tornare. Vabbè, faccio un'ultima volta perché è veramente utile. Se droppiamo l'arma più forte del gioco. Ai 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 ai. Che ce la dà quello esserino volante. Aspetta, leggo un attimo. Ci sono giochi che adesso mettono ste meccaniche come innovazione. Sono piacevolmente sorpreso di vedere questo gioco. No, ma comunque la faccenda dell'orario anche in giochi abbastanza vecchi la possiamo trovare, nel senso... Cioè, una delle... Adesso mi è venuto in mente un gioco strano, poi sempre della Konami, no? Boktai, ce l'avevo per Game Boy Advance, praticamente funziona con l'energia solare, cioè ha la cartuccia del Game Boy Advance, cioè ha questa energia, questo pannello solare in miniatura, eccoli. E cosa faceva? Praticamente quando era notte te non potevi sconfiggere i vampiri, dovevi giocare stealth, infatti ci giocavo sempre la sera e non potevo battere i boss perché... Appunto era notte. E quello lì abbiamo droppato quelli che si chiamano. Cos'è che. Guanto? Ma non so se è una traduzione stupida. Perché c'è loro droppano un guanto fortissimo. Dove me l'hanno messo? Allora, vabbè, oggi so zero, so un po'. Che ore sono? Ok, no, ancora c'ho un po' di tempo, che faccio 2 ore a episodio, anche perché dopo... No, dov'è sto guanto? Oppure era un oggetto di questi? No, non credo, eh. Dopo quando c'hai 1000 oggetti non si capisce più niente.
Giù, mazza sacra fa, stella fatale. Si chiama guanto e basta, ma mi pare strano perché in inglese è Fist of Tulkas, però non so se magari non è lo stesso e magari ci ha dato un'arma sola. Boh, ma l'ho saltata, tanto l'ho raccolto, guanto c'era scritto. Mi sembro... Mi fa sentire stupido, aspetta, dov'è? Non è tirapugni blu. Oh, ma dove capperi è? Boh? Forse è su qua, ma non penso. Ah, guanto, eccolo. Attacco più 5. Infatti è uno di quelli. No, non è il drop raro. Tutto questo per dire che non ci hanno dato niente. No, volevo fare Soul Steel che... No, ma ho fatto questo per sbaglio, eh. Lo sapevo, lo sapevo. No, c'è bisogno che mi curo e basta. E andiamo avanti. Tanto poi ci potremo tornare, forse. Cos'è buono? Dai, Viustel va benissimo. Cioè, non avevo, io gli oggetti di cura non li avevo mai usati. Solo che per fare sta run t'ho anche un brasato. Tanto. Vabbè, saranno sufficienti, dai. Let's go, andiamo avanti, se no qua non finiamo più. Chakra, come si va? Mi sono fermato in alcuni punti a farmare, ma non se ne fa. Allora, e torniamo indietro perché l'abbiamo fatta tutta. Vabbè che questi li incontriamo anche uscendo, quindi gli diamo delle ultime chance. Aspetta, volevo provare una cosa a questo punto. Queste erano le schermate di caricamento, vi dice scritto CD. Vabbè, questo perché siamo invertiti, perché durante la PlayStation, mentre lui camminava qua, caricava praticamente. E che volevo dire? Volevo provare che con questo set, dicevo che con questo set noi possiamo avere che di armi deboli. E anche la cotta, abbiamo più drop. Se no, vedi, il gioco no normalmente è così, lui ha la spada. Infatti adesso ci tolgono molto di più. Le bolle più grosse che sono. Niente, ci ho voluto riprovare anche con questo assetto. Niente. Andiamo avanti.
Rimetto l'equip buono. Cotta Mojo appena trovata. Comunque qualche chicchetta l'abbiamo trovata, per carità, però. E lo scudo, dov'è quello buono? Poi ci sono delle gabole assurde adesso, perché l'ho fatte vedere, mi sa, negli vecchi episodi. Oh, dov'è lo scudo quello forte? Oh, non ci sto capendo più, c'è tanta roba. Beh, anche questo è forte, eh. Ah, ecco, scudo araldo. Andiamo. E torniamo alla torre di qua. Mi recupero qualcosa sul tuo canale. Grazie, buona intenzione. Ah, grazie a te, mi fa sempre piacere. Dai, ci si becca allora. Ciao Fonti. Mi ha fatto piacere. Sì, sono stato utile in qualche modo. Qua ho mancato un pezzo. Ah, l'ascensore sarebbe, ma no, non è vero. Vedi, alcuni posti non mi li esplora, non si sa perché, anche se ci vai qua. Va bene. Invece dovrebbe essere un altro salvataggio. Vabbè, torniamo al salvataggio a inizio torre, che non so, messo benissimo. Poi da un pezzo che non salviamo, metti, succede qualcosa di strano. Mamma mia. E si va, peccato non aver droppato l'arma più forte del gioco. Magari la farmo off screen. Dai, mi sa di sì che la farmo off screen. E poi torno nel salvataggio cui salverò oggi. Che non voglio tediarvi con minuti e minuti di farming. Andiamo avanti nel gioco e guardiamo i boss. Cosa mi ha colpito? Un osso vacante. Qua ho capito. Vabbè, no, ci possiamo andare. Anche loro danno un anello fortissimo. Ovviamente noi neanche per sogno. Io ci riprovo, non si sa mai.
Niente. Guanto, tutti droppano sto guanto del cavolo. Qua c'è il salvataggio perché c'è il boss. Ed è il castello invertito dove c'era il doppelganger. Qua in teoria c'è la creatura di Frankenstein, altro boss classico di Castlevania. La creatura. Beh, fai solo così. Bello lo sprite. Ok, ovviamente i nostri incantesimi sono sempre devastanti. E lui ci dà Dente di Vlad. E quindi abbiamo già un'altra reliquia, come vi faccio vedere. Ah sì, perché l'avrei dovuto prendere da di qua, va bene. Là ci sono i teschi dorati. Questi sono i Nova Skeleton, infatti fanno sto raggio fortissimo. Vabbè, ci volo, faccio prima senza che non ci si capisce, perché dopo vedi qua si... Qua è dove in una run abbiamo fatto la gabola, no? Degli uccelletti che non ci sono. Shotel e martello. Ah, esatto, che qua c'era la guardia. Che con il trick potevamo... Set dim sum. E si va avanti qui. Che livello siamo? 35, ostia. Aia, questi sono bifidi.
No, abbiamo preso la cesta. Oh, tanto li becco sempre, l'ho saltati. Perché se ti ci... Sono queste tappe che tu ci puoi saltare sopra, però se tocchi in mezzo fa così. Orco duel. Oh. Allora facciamo una roba. Devo andare a vedere una cosa. Andiamo prima di qua. Volevi, eh? Il buono pasto. E dai che è saltato. Sta parte non è che mi fa impazzire, però tanto bisogna esplorarla tutta. Bomba, palla di ferro. No, qua dopo c'è un'altra location. Preferisco passare di qua. Com'è? Esattamente. Qua come possiamo sentire andiamo alla oh, questi sono fortissimi. Mamma mia, mamma mia. Abbiamo vista bruttissima. Quelle penso sono le guardie più forti del gioco. Qua siamo alla solita location. Vabbè, innanzitutto andiamo al centro. Dove possiamo selezionare, esatto, questa me la ricordavo, tutte le sub-weapon. Noi prendiamo la boccetta. Vabbè che con quella del tempo possiamo già esplorare. Con il fermatempo possiamo già esplorare l'altra statuetta che, come nel castello normale, si innesca usando quest'arma qua, appunto. Mamma mia, l'abbiamo vista proprio brutta. Ma però... Ok, ah beh, però qua è aperto, ci andiamo. A Yorok's Quarter. Tanto qualcosa toccherà fare, sì. Tanto bisogna esplorare a manetta, quindi sì.
Fino a qui abbiamo fatto tutto preciso. Sì, dopo da dove c'era il boss finale normale. Sì, dai, andiamo qua che ci frega. Tanto uno vale l'altro, tanto dobbiamo fare tutto, quindi un punto vale l'altro. Qui sono i quartieri di Horrocks invertiti. Eccolo, quello che io dicevo. Questo toglierà tipo tutta la vita. Malachi, si chiama Malachi, però anche se è più simile a Cthulhu. Boh. E l'altro si chiama Cthulhu e non c'entra niente. Anche lui dava qualcosa di figo, mi ricordo. Spada di Ador, opale, opale. Sta spada qui com'è? Oh. Toglie 60. Però non fa la gabola. Cioè non... Il gameplay è normale, però infatti possiamo tenerla. Fare così, su e mi teletrasporto un po' più indietro. Boh, non danno niente di che, però danno un botto di esperienza, insomma. Peccato che il Chuck... Ah, questo toglie troppo, ovviamente devo stare molto attento. No, non volevo fare Dark Metamorphosis. Danno un'arma fortissima. Però la più forte è quella che davano gli spiritelli della biblioteca. Quella veramente. C'è anche il trofeo qua di trovarla. Madonna, così tanto danno, c'avevo 4.000, mancavano. Qui si livella forte.
Esatto, qua non si poteva andare senza il pipistrello. Però stavolta cadiamo giù e quindi sì. Però qua, se non sbaglio, c'è il teletrasporto, quindi conviene sbloccarlo ora. Del Capricorno, esatto. No, che molesto. Ah, dice che sto a morire. Dai, do un paio di tacchini. Si va a fare i tacchini. Quindi spada di Ador alla fine, il top diventata. Con 60 d'attacco. Oh, questa c'ha 63 però. Aspetta, intanto mettiamo questa. Ah, me li stai ordinando un po'. A 61 queste, sì. Io qua la vedo male, perché... C'è anche un boss forte, in teoria, qua. Poi è anche vero che c'è un salvataggio. Cioè, qua c'è Karazuman di base, incredibile. Boss da Karazuman. Poi qua in teoria c'è un salvataggio da queste parti, perché c'è un boss. No, nope, ci torniamo dopo. Qui qua c'è il boss. Infatti mi ricordavo fosse qua. Aspetta, voglio dire una cosa. No, no, boh, non so. Vabbè, andiamo, voliamo su. Che in teoria il salvataggio, capito dove? Mio caro Karazuman.
Perfetto, infatti mi ricordavo ci fosse un salvataggio, tanto per ogni boss c'è. Perché ricordarsi la mappa al contrario non è che sia il massimo, però. Andiamo a vedere qua. Oh, questa è quella vera però, la cotta di Alucard. Ottimissima. Comunque la Mojo non era male per niente. Aumenta il potere d'attacco magico. Faceva qualcosa sta statua, no? Quella famosa fontana che diventa rossa. Dai, maledetto. Ok. Quanti soldi ci abbiamo? Miliardari, possiamo comprare anche la cappa dopo quando torniamo brevemente al castello normale. Possiamo comprare la K, quella che cambia colore, che non l'ho mai provata. Va bene, innanzitutto andiamo qua. Questa è la classica abilità dello strello strello ritornello. E andiamo a fare il boss di questa area. Con pochissimi cuori, ma tanto non ci interessa. Però è forte, eh? Forse è il più forte. Ok, abbiamo sconfitto tutti i Karasuman. Andiamo a fare il boss. Che è la mummia in teoria. Ma poi non è, infatti non è quello che penso. Ho sbagliato. Pensavo fosse Galamoth, ma Galamoth è da un'altra parte. Però la mummia è bellissima. Akhmodan, secondo. Costo la Vlad, beh, lui è uno dei boss obbligatori, tu pensi. La tomba rimane lì. Anche la. Ok.
Classica mummia. C'è un nemico classico anche lui. Tanto c'è poco da fare. Adesso proseguiamo qua. Sì, non stiamo facendo con un ordine preciso, però con le reliquie come siamo messi? Tipo tra due reliquie possiamo andare a chiudere il gioco, ma non è questo il nostro scopo. E lo finiremo per dire, vedi, 7 ore, alla fine torna tutto. Sto gioco volendo 8-9 ore lo fai. Anzi, ho anche temporeggiato troppo. E abbiamo anche esplorato tutto, quindi vuol dire che se uno tira via lo può fare. Zombie volanti, allora. 1.946, no, questi danno poco. Ricordo dei nemici su Kadash, questi. Che sei dei zombie su Kadash, che sei spacchi sopra. Oh, questi sono sempre ben accetti, dobbiamo averli tutti. Qua esatto, c'è sto pezzo qua, perfetto. C'è la cupola invertita. E questi demoni ti fanno infuriare e ti fanno attaccare a manetta, quindi. Questi ammazza Got, no, si chiama. Cosa succede? Oh, è già saliti di livello. Sono delle frecce. Oh, cos'è? Pietra del re. È forte? Cintura di gemme, potenza più 10. Boh. No, mi interessa. Io quasi che passo sotto, così facciamo la finiamo la parte sopra. Che sarebbe la parte sotto in questo caso. Esatto, invece con Richter dal castello invertito passi direttamente, fai sta zona qua diretta. Loro sono frecce che si trasformano, ma loro droppano anche una roba figa oltre che quella roba lì che non ci interessa. Aspetta, ok, qua rimettiamo la spacca culei. Così almeno facciamo sto pezzo, ce lo togliamo. Grazie.
Cappa del tramonto. Ah, vedi, qua si poteva fare la gabola. È forte sta cappa del tramonto. Cappanina per vampiri. Beh, sì, da... Aumenta, sì, anche oltre che la difesa, anche la fisicità. Poi il colore è molto bello. È quella che, esatto, che l'interno lampeggia. Vabbè, non ci interessa. Possiamo mettere la cotta Alucard. Mi ricordo se erano loro che la droppavano, perché loro sono frecce che si trasformano in questi esseri, però mi sa quello che li lancia dà l'arma forte, ma non mi ricordo sinceramente. Perché se la droppa qua mi farebbe imbestialire. Missile magico. No, per esplorare tutto volevo passare qui, ma vedi che vabbè, te lo da dopo. Andiamo qua su. La manna. E la torre l'abbiamo fatta, dopo ci torniamo con calma. Io vorrei rifare. Oh, a me. Oh, è svelta sta. Oh, perché non... Oh, perché non corre? Aspetta, voglio dire una cosa. L'ala che spezza. Ecco, questo volevo fare. Talwar, tutti sti nomi strani, poi alla fine sono tutte spade un po' modeste. Spada indiana curva, non fa niente. Beh, la provo per sicurezza. Non ha neanche una mossa con la mezzaluna. Capperi togliti. Oh, boss. Ah, c'è la medusina. Bellissimo sto sprite. Oh.
Secondo me non c'è rimasto tanto. Infatti. Ah, e ci dà anche lei una reliquia, il cuore di Vlad. Quindi la costola dà più fisicità, evita le maledizioni, fortissima. Intelligenza e potenza. Sì, questo andava fatto tutto al contrario con Richter, perché con Richter tu parti da dove abbiamo iniziato il castello invertito, vai direttamente qua giù. Sì, non spreca il veleno. Che Richter può fare questo. Comunque, stiamo scherzando, abbiamo fatto metà castello invertito quasi, eh. Quindi i boss obbligatori per Richter sono la medusa e il pipistrello dopo e basta. Perché tanto lui passa di qua. E devo ricordare che qua c'è il save. Esatto. Il primo giro ce lo siamo quasi fatto. Adesso completo questa area finale qua. Katana, niente di eccezionale. Come al solito la TV mi dice che si sta per spegnere, devo dire una cosa qui. E qua siamo al teletrasporto del leone. Perfetto. E ci ricolleghiamo perfettamente qui. Dove qui c'è il salvataggio, no, non è vero, c'è la cotta electric. Salvataggio è dopo, è più su, è qua. Ho sbagliato. Ah. Che dove avevamo iniziato questa live, tra l'altro. E forse dove anche la concluderemo, perché adesso io finisco di setacciare un po' quest'area e poi si può anche staccare. Non so se ho fatto 2 ore, ma sono le 5 e 6, se fu. Oh. Ecco perché quest'area qua è molto vasta in verità, no? Ci sono 1000 segreti. Guarda la faccia. E non c'è niente. Una misera palla di ferro. Ma non c'era un potenziale. No, qua nel gioco, nel castello normale c'era un potenziale. Mi ricordavo che anche nell'invertito.
C'è sto rumore. Ah, le tombe quassù. Potrebbe fare qualcosina extra, eh? Visto che abbiamo fatto metagioco, si può dire. No, metagioco no, però insomma, gran parte del castello. Beh, ancora no, ce n'è più di metà, però abbiamo fatto tutte le cose qua. Si potrebbe ripartire da... sì, lì. Andiamo a salvare. Più che altro mi piacerebbe droppare sta famosa spada, perché almeno siamo a posto. Io farei un giretto nella biblioteca, perché io chiuderei quasi qui, però voglio fermare un po' di biblioteca e andare un po' avanti. Anzi, prima andiamo avanti, poi andiamo in biblioteca. Andiamo al teletrasporto del Capricorno. Qua c'è la piattaforma, perché sennò non puoi teletrasportarti, giustamente. Ecco, questo qui si riprende la run da qui, fondamentalmente. Sapevo. Questi mi danno un botto di esperienze. Penso che... Vediamo quanto danno. C'ho 5, 5, 7 per salire. Se io vado qua e torno e me ne faccio uno. Sale, più di 507, da. Aspetta, me ne fa un altro per capire. Sono 7009, 7000 da 600 circa, insomma, da una marea, da una balla. Bisogna stare attenti a lui, che anche lui non scherza. Ah, vedi? Eh sì, e qua c'è il cambio di location. Ah, c'è il Colosseo. Anche lui, ho scoperto, dà un'arma forte. Non la più forte, ma molto forte.
di che è questa? Era Yasutsuna. Mi sa di sì, eh. Oh, almeno una soddisfazione. Dai, guarda quanto è forte. Ah, però mi toglie la... è a due mani. Però guarda che roba. Ma poi non era così, dai. Io l'avevo visto. Katakana di Yasutsu. No, katana. Cioè, lui è proprio l'al... Che traduzioni, oh. Anziché katana di Yasutsuna, che non so chi sia. Ah, sarà quello di Getsu Fumaden, no? Non lo so sicuro, però... Ma quello si chiamerà Getsu, no? Quindi adesso maciulliamo tutti. Guarda che ho... Ma perché non infligge danno? Abbiamo scoperto anche il secret subito. Cioè io questa non ce l'ho mai avuta, è bellissima. Busto furia. Cioè, poi il bello è che ho visto un video, ma non era così. Cazzo, ma è già fortissimo. Ah no. Difesa aumenta in caso di danni. No, è una sola. Top, almeno una soddisfazione in questa run. Però vedi, perché questo qui non è sempre vulnerabile, questo nemico, quindi è meno efficace questa spada, però contro i boss normali li trituriamo. Li trituriamo letteralmente. Tipo guarda, cioè, sciolti. Vabbè, anche se non abbiamo trovato la più forte del gioco, questa è la seconda, cioè non è tanto diversa da questa, anzi questa sembra anche più forte. Cioè, assurda, bellissima, non l'avevo mai vista. È mega rara, noi siamo stati fortunati. Ecco, qua c'è un boss della lore. Praticamente vi ho detto che Alucard, prima di questo gioco, aveva partecipato alla battaglia contro suo padre in Dracula's Curse, che sarebbe Castlevania 3, che il sottotitolo appunto è Dracula's Curse, assieme a altri tre eroi, ovvero Trevor Belmont, che era il Belmont di quell'epoca lì, un po' come Jojo, no? Ogni epoca c'ha il suo Belmont, la maga Sifa e il ladro Grant. Ecco, detto questo... Cosa sono questi boss? Non sono altro che le loro versioni falso Grant, infatti, c'è falso Trevor e falsa Siva. Oh, stiamo molto... Oh, oh. Mamma mia, devo stare molto attento. E falsa Sifa, giustamente. Ok, Trevor è morto. Poi abbiamo Sifa. No, l'ha risuscitato, non l'avevo mai visto. Bellissimo. Risuscita solo lui. Bah, bellissimo sto attacco. Che se rimane solo Sifa fa sta roba, bellissimo. Quindi bellissima run che abbiamo visto, anche sta chicca che non lo sapevo perché... Comunque forte sta Yasutsuna. Dopo mi informo chi è sto Yasutsuna. Sicuramente è un gioco della Konami. Cioè mi ispira che sia un'arma crossover, capito? Non perché... Aspetta, andiamo a fare una... No, invece andiamo dopo a fare quella cosa. Qua si tornava indietro. Ma non ci interessa.
Comunque le armi più forti sono quelle che tu cammini e colpisci insieme. Cioè, ma è forte, è mega forte. Ah, ho sbagliato, pensavo ci fosse una piattaforma. Ah, c'era il salvataggio qua. Comunque dai, abbiamo fatto anche il Colosseo invertito, che è molto fico. Questo qua è il solito coso immortale che dà fastidio. Ah, beh, non so perché queste mi sembrano piattaforme. Infatti lo sono. No, acqua santa for life. Poi quando sta fermo, però fa l'animazione, però vabbè, è bella. Lì c'è il Beemot. Osteria. Tipo questo è il boss finale e lo maciulliamo praticamente. Posso anche evitare di andare a farmare offscreen perché vi volevo far vedere un'arma sgrava, va bene questa. E non è molto diversa, anzi è meno colorata. Questo che è il Gram, sarà una sola ormai. Però peccato che questa è a due mani, quindi non possiamo tenere uno scudo, peccato. Però invece in quella più forte... Quella più forte in assoluto è a una mano e puoi tenerci anche uno scudo. Ma non cambia solo quello, eh. Cioè, guarda che roba. Super chip. Aia. Ma è vastissimo il Colosseo. Oh, questo è forte. Era il vecchio boss, ricordo. Ah sì, qua c'è il cambio di location, ma voglio prima finire... Vabbè, fa il trick anche con questo, bellissimo. Aia. Oh. Ok, devo... Prendo il controfiletto che mi ha appena dato lui poco fa. Troppo poco il formaggio. Dov'è il controfiletto? Da 79, oh mio po'. Oddio, ci sono 1000 salvataggi nel Colosseo.
No. Andiamo qua. Quindi il boss di questo colosso invertito sono i vecchi compagni di Alucard, però risuscitati in qualche modo dal maligno. Quindi questo ti fa scoprire pure i segreti, poi toccherebbe andare anche lì che c'è un altro segreto. Ok, ci siamo. Adesso andiamo dove stavamo andando. Abbiamo finito il Colosseo, sì. Sì, direi di sì. E finiamo quest'ultima roba e poi salviamo, direi. Salviamo un attimo. A parte che c'ho la pistoletta dei fulmini. Quanta vita ci abbiamo? 4,28, più che sufficiente. La Walk Armor. Stavo pensando che. Dov'è l'armatura cammino? È diventata già più forte perché abbiamo esplorato un botto di sale, però l'armatura di Alucard ci dà anche un po' di intelligenza. Oltre che l'intelligenza ci protegge anche dai lampi e altre statistiche varie. Oh. Oh, ma dov'è? Se n'è fuggita così. E qua andiamo a completare quella che è la. Diavoletto che mi fa infuriare. E qua c'è il confessionale invertito che non serve a niente. Già non serve a niente quello normale. Poi non so, quella che dicevo io più forte del gioco, magari c'è anche più attacco di questa, però anche questa non scherza, fa un sacco di hit. Perfetto, abbiamo esplorato tutto. Tan, tan, tan.
Esatto, questa è la scalinata al contrario, giusto? È lui col carrellino, il vero villain. Che è lui che lancia gli arcieri che lanciano poi le frecce. Non mi ricordo chi dava l'arma forte dei due, però. Sento il carrellino. Oh, tolgono, sti infami. Sto a fare un attacco supremo. Dai, dov'è che ho mancato la mappa? Questa che palle che non si aggiorna bene in tempo reale. Qua? Ah sì, perché mancava il tritorno. E dai, dopo questo penso che ufficialmente abbiamo fatto metà castello. Ecco, la Richter sarà dura a superare questo pezzo, perché poi dopo qua a destra c'è il salvataggio. Ah no, non devo andare qui, o sì. Eh no. Eh no, perché devo girare per il Colosseo per poter arrivare alla zona centrale, vabbè. Aspetta, c'è un posto non esplorato, che palle però. Ma comunque so dove chiudere questa run. Ma perché qua non me l'ha dato valido, scusami. So dove concludere questa run, quindi siamo quasi all'inizio del gioco, però al contrario. Appunto, qua c'è il boss. Sì, ho salvato lì, lo faccio adesso, basta. Che Belzebub. Che è fighissimo, io da piccolo mi piaceva un botto sto sprite, pensavo fosse mega forte perché era nella stessa location del primo boss.
È un tizio appeso, no? Lancio delle palle da fuoco da qua perché... Oh, sto rischiando, perché non riesco a colpirlo con decenza. Con quest'arma le mosche le maciulliamo. Io farei così a questo punto. Andrei al piano ultimo. Addirittura posso fare così. Ah, ok. Bastavano poche hit. Oh, stavo per morire, tra l'altro. Cioè, guarda che roba, fa anche il trick dello scudo. Anello arcano. Che è lo stesso che noi abbiamo già, no? Che fa apparire gli oggetti rari, ma due non servono a niente, perché non è che... E qua dove saremmo dovuti entrare? Ops, ho sbagliato. Ah no, noi siamo dovuti entrare di là, ok. No, qua ho capito. Tra l'altro lì c'era anche un salvataggio. Però lui non ci ha dato la reliquia, vero? Quante reliquie ci mancano? Una sola. Beh, a questo punto, in questa run, non si può chiudere senza aver preso almeno le 5 reliquie. No, perché non mi ricordo chi dà l'ultima, però è un peccato perché... Perché potrebbe essere uno di quei boss che sta nei sotterranei. E adesso non facciamo in tempo. Sì, però perché dopo... Madonna. Che è successo?
Scudo della dea. Vediamo che effetto ha con... Vi ricordate, no? Che l'asta scudo risveglia i poteri degli scudi. Cosa ho sbagliato? Cosa ci fa? Protezione da oscurità. Nice. Ah, che rabbia questi, oh. Niente, ci fa infuriare per fare cosa, poi. Prima che ricado giù, faccio la nebbia. Era bello finire questo anno veramente con... Oh, e basta, per favore. Con tutte le reliquie, ma meglio di no. Perché... questa... Perché casualmente le 4 su 5 sono... Sono sulla parte superiore. Lama o il Bane. Anche loro danno robe fortissime. Non so se il drop giusto... Allora, lui dà anche una... Lui dà lo scudo di fuoco. Che è uno dei scudi più sgravi, dicono. Comunque è utile. No, vabbè, a sto punto. Oh, tra un po' salgo di livello ancora una volta. Vedi, troppo forte sta. Invece sta la... Qual è la spada Orbane? Lama Orbane. Ah, rapido attacco diagonale alto. Com'è che faceva? Ah, sì. Fortina. Però fa ride, cioè... E comunque la più forte del gioco è simile a quella stalama All Bane, però attacca dritto. Se non sbaglio... Vabbè, qua veloci facciamo che non c'è poco da... Ah, ci sono questi fantasmini che... Oh, c'è un sacco di soldi qui. Farfalla amara, perché serve Bitterfly in inglese, bellissimo.
Io farei così, faccio quest'ultima parte se non schiatto prima. Grazie. E salvo all'inizio del gioco, perché dopo da lì scendiamo all'inizio del gioco del castello normale, però invertito. Così da lì poi nella prossima run scendiamo e finiamo tutta la faccenda. Tanto di armi special mi piace molto già qui, arco 2, mi piace già molto questa. Volevi, eh? Siete un po' a testa di cavoli. Comunque queste farfalle a mare possono essere viste tramite gli occhiali con cui con cui abbiamo svelato anche Richter. E noi ce la squagliamo in forma d'onda perché m'hanno già rotto abbastanza sti esseri. Esatto, qua si torna dal boss fondamentalmente. E qua c'è il salvataggio all'inizio per andare dal boss, no? Ok. Noi abbiamo fatto l'altra strada. Non mi ricordo a che ora ho iniziato, quindi sono iniziato alle 4, è giusto che concluda a breve. Se ho cominciato alle 3 e mezza sono ho già sforato, però comunque va benissimo. L'amo al bene. Sempre quella di prima, mai che ci desse quello sgravato, eh. Mamma mia. Pentagramma. Quanto mi piace che può fare la gabola dello scudo anche con la spada. Niente, dai, ci riprovo un'ultima volta. Però già questa io sono super contento di chiudere la run anche con questa armatura. Secondo me questa è la seconda più forte, ufficiale. Guarda che massacro. Questo è il Lesser Demon che era il boss che abbiamo affrontato. Era un boss standard, no? Comunque ho calcolato che se il gioco dove. Dovesse crashare. Perché dice qua? Ah, dice che c'è un. Qua devo andare, giusto? Ah, qua c'era il salvataggio, è quello che mi scordo sempre, anche all'andata.
Questa è bella sta animazione di lui che si brucia. E qua finiamo il laboratorio alchemico, al contrario. In verità no, perché continuava lì, in quel punto. Però lì c'era il cambio di location, se non sbaglio. E qua siamo all'inizio del gioco, ma al contrario. Sì, peccato, peccato. Qua c'è il salvataggio storico. C'è qualcosa che non mi quadra. Lì cos'è che c'era? Non mi ricordo. Che lì continuava il laboratorio alchemico, vabbè, poi ci potrò andare tranquillamente, quindi. Ok. Qua da dove veniamo, no? Cos'è sta roba? Talismano, cos'è che faceva? Può subirla? Non subito. Sì, ma non sempre. Ah, c'è il teletrasporto, benissimo. E qua dopo c'ho l'imbarazzo della scelta. Io dai, chiuderei qui, vado a risalvare qua. E oggi abbiamo preso ben 4 reliquie su 5. E la prossima possiamo anche chiuderla, a meno che non mi viene in mente qualcosa di particolare. No, sto pensando se posso fare altro prima di chiudere in pochi minuti. No, perché stiamo esplorando il castello invertito. Abbiamo fatto un sacco di roba praticamente. Lì dopo si sale su, ci ricolleghiamo lì e niente. Perfetto. E chiudiamo anche questa quinta parte. Non abbiamo trovato l'arma più forte del gioco, ma una altrettanto valida. Sono contento così. E ci vediamo alla prossima, allora, con la sesta parte. Forse andiamo a chiudere a 6-7 parti. Adesso vediamo, dipende quanti altri segreti vi voglio svelare e vedere insieme. Altrimenti, finita qua. Grazie per chi c'è, per chi c'è stato e per chi ci sarà. E ci vediamo alla prossima. Buon.